Ciao a tutti e a tutte, benvenuti su The Book Hunt. Io sono Miria e se siete qui per la prima volta, sappiate che siete capitati in un canale in cui si parla di libri. Se non si era intuito, giusto se non si era intuito. Comunque, oggi volevo proseguire un viaggio che avevo intrapreso ancora qualche tempo fa e è lasciato un po' lì nell'etere. Un po' come questo gatto qua. Era un progetto in cui pensavo di parlarvi un po' di libri che hanno preso spunto da fatti realmente accaduti, insomma, gli scrittori e le scrittrici che hanno scritto questi libri hanno preso ovviamente appunti dalla realtà, qualche fatto che ha catturato la loro attenzione e gli ha fatto così nascere l'idea per il libro. Anche in questa puntata volevo parlarvi di quattro storie, anche perché così il video non risulta come al solito chilometrico e spero di darvi qualche piccola curiosità che magari non conoscevate. Una storia molto basata appunto su fatti e personaggi realmente accaduti è forse la prima che vi dico, forse è quella anche un po' più conosciuta, cioè Arsenio Lupin. Ve ne avevo già parlato un po' per il progetto Indie Books di Eleonora, perché è stata protagonista una casa editrice che sta pubblicando tutte le storie di Arsenio Lupin, fra le altre cose, fra le moltissime altre serie che pubblica la Polillo Editore. E quindi io ho scelto di leggere appunto la prima storia di Arsenio Lupin, Ladro Gentiluomo. E sembra che Maurice Leblanc si ispirò a un ladro realmente vissuto, Alexandre Marius Jacob, un ladro geniale ed anarchico che fu proprio un vero artista nel furto. Era proprio anche un inventore di tecniche particolari, insomma di strane innovative tecniche e sapeva anche adeggiarsi molto bene con i travestimenti, quindi un buon imitatore, insomma era anche molto conosciuto all'epoca perché riscosse così successo che ebbe molti imitatori. Oltre a sapere interpretare bene altri ruoli, per esempio quello del prete gli riusciva molto bene, si applicava molto anche nello studio scientifico. Si esercitava poi ad aprire qualsiasi tipo di cassaforte. Aveva una strana abitudine poi di utilizzare un rospo come palo. Sì, perché avevo osservato che questi animali, i rospi, erano in grado di gracidare e smettevano quando erano in grado di gracidare certo nel rospo, però smettevano quando si avvicinava qualcuno e quindi erano un ottimo antifurto. Questa sua genialità poi diventa anche molto spettacolare in un episodio, cioè quando uscì evase dal carcere. In soli 3 anni con la sua banda, dal 1900 al 1903, la banda si chiamava I Lavoratori della Notte, cioè pure anche il nome, realizzò oltre 150 recuperi, così soleva chiamare i suoi furti, perché li considerava appunto come una riappropriazione di capitale che era stato rubato dalla borghesia, dai finanzieri, dai prelati, dai magistrati, insomma dalle banche, e quindi pensava che fosse giusto ridarli come una sorta di Robin Hood a qualcun altro. Questo è poi è un suo pensiero. La società non mi accordava che 3 mezzi di esistenza, il lavoro, mendicità e il furto. Il lavoro, al contrario di ripugnarmi, mi piace. L'uomo non può fare a meno di lavorare, i suoi muscoli, il suo cervello. L'uomo possiede un insieme di energie che deve smaltire. Ciò che mi ripugnava era di sudare sangue e acqua per un salario, cioè di creare ricchezze dalle quali sarei stato sfruttato.
In una parola, mi ripugnava di consegnarmi alla prostituzione del lavoro. La mendicità è avvilimento, la negazione di ogni dignità. Ogni uomo ha diritto di godere della vita, diritto a vivere. Il diritto a vivere non si mendica, si prende. Insomma, era certo un personaggio davvero curioso e una mente molto acuta, tra l'altro. Un altro libro di cui volevo parlarvi, anche questo è molto famoso, e ne ho parlato anche piuttosto recentemente perché era un libro che da tempo volevo leggere e sono felicissima di aver letto, cioè Il buio oltre la siepe di Harper Lee. È una storia davvero descritta in modo molto semplice e che è in grado di raggiungere chiunque, cioè il suo messaggio è in grado di raggiungere chiunque, i suoi messaggi di messaggi contro il razzismo, insomma, di equità sociale, amicizia, insomma, c'è molto, è uno di quei libri che più di così. Non, più semplicemente di così non si può spiegare. Atticus è un avvocato e ha due figli che cerca di crescere nel modo migliore, passandogli anche tutte le sue convinzioni antirazziste. E saranno messe proprio alla prova queste qualità, nella comunità di Macomb, Alabama, dove vivono, perché, verrà chiamato a, fare l'avvocato di un lavorante nero di colore che viene accusato dello stupro di una ragazza bianca. E Atticus, dopo varie difficoltà, riuscirà a vincere questo confronto e fare in modo che venga provata l'innocenza di Tom. Però la sua vittoria è decisamente effimera e momentanea, perché purtroppo si scontrerà con la realtà. Purtroppo siamo negli anni 30 e il nero nel profondo degli Stati Uniti è pur sempre colpevole e quindi non c'è nessuna possibilità di appello o anche di comprovata innocenza che reggano. E questa è stata la cronaca romanzata di ciò che accadeva poi alla fine negli anni 30 degli Stati Uniti. E Harper Lee si ispirò a una vera storia di 9 afroamericani che furono accusati ingiustamente di violenza sessuale nei confronti di 2 prostitute bianche nel 1931. Gli ultimi due libri di cui vi parlo sono della stessa autrice, Ilaria Tuti, una giovane scrittrice italiana con davvero tanto da darci. Io ormai i suoi libri li prendo scatola chiusa perché ogni volta trovo sempre quello che mi fa piacere trovare in un libro, una bella scrittura, personaggi che ti sanno prendere sia nel bene che nel male. E, sicuramente Teresa Battaglia è una vera protagonista che ti sa prendere. E in effetti vi porto anche Figlia della Cenere, che è l'ultimo suo libro dove la vedete protagonista. Però cioè, è una storia fittizia, non è ovviamente non parla di fatti veramente accaduti, però in questo libro specifico si va a parlare molto di Aquileia, delle sue radici storiche romane e la scrittrice ha molto analizzato bene questa parte, ci fa capire quanto abbia studiato e ci fa sentire proprio dentro la vecchia Aquileia e tutte le sue credenze popolari. L'altro libro invece di cui volevo parlarvi è Fiore di Roccia, che è tutt'altro genere, cioè siamo qui in effetti siamo nella realtà, perché parla di un pezzo particolare della Prima Guerra Mondiale. Mette in risalto la figura delle portatrici, che normalmente quando si studiano non si sa neanche chi siano. Sono delle donne di montagna, abituate comunque a una vita di stenti e una vita aspra, che nel momento della guerra sfruttano queste loro risorse per aiutare l'esercito a combattere la guerra.
E quindi caricano le loro gerle di armi, di viveri, medicinali e li trasportano in queste specie di mulattiere, attraversando anche i campi di guerra, quindi mentre si stanno sparando, si sta bombardando, per poter portare aiuto. E molte di queste hanno dato la loro vita per la causa. E in questo libro traspare tutto il supporto e l'amore che Ilaria Tutti ha per queste donne, e ci fa capire con quale orgoglio e quali sentimenti decidono di di compiere questo atto generosissimo nel confronto di chi stava combattendo e di comunque fare parte anche loro di questa battaglia. Tra l'altro, dopo sì, anche qui una piccola storia d'amore, insomma, c'è qualcosa che ovviamente non è legato propriamente a dei fatti realmente accaduti, però anche in questo caso Tutti è andata a studiare in biblioteca, ha intervistato co coloro che magari ancora c'erano, se ne ha avuto la possibilità, finché ne ha avuto la possibilità di conoscerli, in modo da poter avere la possibilità di avere dei dati reali, delle storie reali da poter inserire in questa storia. Fra l'altro ho preso anche il suo ultimo, come vento cucito, non ce l'ho qui da farvi vedere adesso sul momento, però ho anche preso l'ultimo, che anche questo non c'entra nulla con la saga di Teresa Battaglia che si è conclusa, è però comunque basato su fatti storici realmente accaduti. E vi consiglio tanto se non l'avete ancora fatto, di leggere qualcosa di suo. Bene, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se sì, ricordatevi di lasciarmi un like, ovviamente, e se non lo siete, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati per le prossime uscite. Detto questo, fatemi sapere se avete letto questi libri, che cosa ne pensate. E se magari vi ho detto qualcosa di nuovo che non sapevate, o magari lo sapevate e volete condividere comunque con voi, con me, la vostra opinione, quello che questi libri vi hanno portato. E quindi vi saluto e ci vediamo presto con un nuovo video, e nel frattempo fate tante buone letture. Ciao ciao! Grazie.